E poi un'altra cosa è non cercare di giustificare i comportamenti. I comportamenti dei narcisisti non vanno giustificati, non è che devi dire ah, io li giustifico. No, no, non devi assolutamente giustificarli. E poi un'altra cosa, non devi avere aspettative. Aspettative realistiche. Cioè non aspettarti che il narcisista ti ami. E questo è il concetto, perché non lo farà. Non lo farà, punto e basta. Se tu speri che il narcisista ti possa amare, sei una cretina, sei un'illusa, sei una poveraccia, sei una disperata. E poi c'è un altro punto fondamentale, che non devi isolarti dai tuoi amici. I narcisisti cercheranno di isolarti dai tuoi amici, cercheranno di isolarti dalla tua famiglia, ma tu non devi lasciarti isolare, perché nel momento in cui tu ti fai isolare, sei fregata, sei fregata. Ci sono anche altre cose che tu devi evitare di fare quando hai a che fare con un narcisista, sono altre cose, ad esempio tenere presente, come dicevo prima, la menzogna, quindi imparare a riconoscere la menzogna e evitare di credere al narcisista. Un'altra cosa è non devi, che secondo me è importante, lasciare campo libero al narcisista, no? Non devi, questo vale in tutte le relazioni, ma soprattutto quando si ha a che fare con un narcisista, non devi mai e poi mai lasciare che oltraggi la tua dignità. La tua dignità è la cosa fondamentale. Altra cosa che non devi fare, non devi dare la colpa a te stessa, non devi dare la colpa a te stessa per i problemi di relazione con questa persona. Non devi neanche ovviamente avere paura di andartene e quando te ne vai non devi tornare indietro. Purtroppo, queste sono cose che invece le persone fanno, no? Ecco, questi errori devi evitarli. Poi, se tu vuoi far perdere la testa al narcisista, ci sono delle cose che puoi fare, ma non devi prendere per buono il fatto che se il narcisista perde la testa vuol dire che si innamora di te. Questo non è vero, questo non è vero. Cosa devi fare per, tra virgolette, far perdere la testa a un narcisista? Beh, devi tenere presente che i narcisisti, ad esempio, sono molto sensibili al, diciamo, i narcisisti sono molto sensibili all'abbandono. Sono molto sensibili all'abbandono i narcisisti, perché quindi devi imparare ad abbandonarlo, devi imparare proprio a somministrare l'abbandono. L'abbandono direi che è uno dei punti più deboli, è uno dei punti fallaci che ti serviranno per colpire il narcisista e per, non dico distruggerlo, perché non è che uno vuole distruggere qualcuno, però ti serviranno per mandarli in crisi, ti serviranno per, insomma, mettere in atto tutte le cose che per te sono importanti nel coinvolgere, insomma, un narcisista. Questo è un punto fondamentale. Ma un'altra cosa che il narcisista teme è l'essere ignorato, cioè l'indifferenza. Se tu riesci a imparare, se tu impari a dare indifferenza a un narcisista, vedrai che riuscirai in qualche modo a tenerlo in scacco, a tenerlo in scaccomatto, a dargli una sorta di scaccomatto, lo terrai sotto controllo fondamentalmente. Il narcisista, diciamo, è abituato a essere al centro dell'attenzione, quindi se lo ignori, questo lo farà impazzire e quindi non rispondere alle sue chiamate, non rispondere ai suoi messaggi. Non rispondere ai suoi tentativi di attrarre attenzione, perché se tu rispondi ai suoi tentativi di attrarre attenzione, sei una poveraccia, sei una disgraziata, sei una che non vale niente, sei una che non si merita niente. Quindi, un'altra cosa che ti suggerisco è devi imparare, se non lo sei già, se non lo sei già devi diventarlo, devi imparare a essere indipendente. Essere indipendente perché il narcisista vuole sentirsi come se fosse il tuo tutto. Cioè il narcisista vuole sentirsi come se lui fosse il tuo tutto. Ma se tu sei indipendente della tua vita, questo contribuirà a renderlo insicuro. E se lo renderà insicuro, a te darà nuove chance, ti darà nuove possibilità. Questo,